Benvenuti a tutti. Dopo la partita col Pordenone, vi ripeto che io andrò a registrare solo quelle un po' più importanti. Questa col Chievo è importante. Chievo leggermente in caduta. Non sta tenendo più tanto il ritmo di inizio campionato e di girone d'andata. Vi faccio vedere la partita di ieri. Questa andatevela a vedere, sarà postata tra poco. Questa è stata una gran partita, abbiamo giocato veramente bene. La strigliata è servita, difatti dopo la brutta prestazione con il Monza abbiamo fatto 3, 6, 7, 8, 11 punti. Più ieri la vittoria soffertissima col Vicenza, perché Vicenza ha giocato veramente bene. E ci è andata bene in alcune occasioni perché c'è stato un momento che non riuscivamo più a uscire dall'area di rigore. Incredibile. Adesso giochiamo qui. Praticamente, se noi vinciamo, loro sono secondi. Vi faccio vedere la classifica. Dopo la partita col Vicenza, guardate che classifica che c'è. Veramente bella. Monza sta facendo un grandissimo campionato, molto difficile da affrontare. Non perdiamoci in chiacchiere. E andiamo a fare questo scontro diretto, poi chiaramente Cittadella e Empoli me le farò io, non le simulo assolutamente perché le partite vanno giocate. E questa, adesso andiamo a vederla, dovrebbe essere, sì, me l'ha tenuta, ma io per sicurezza faccio carica. Perfetto, abbiamo preso questo signore qui, Verdon, perché è un 71 over, ci serviva ancora un centrale difensivo. Non è un fenomeno, però insomma la sua parte la fa, la fa. Niente ragazzi, si parte, giochiamoci questa partita, vediamo come andrà a finire. Sarà una partita tosta, via. Molto tosta, molto. Chiaramente con una vittoria potremmo arrivare a un punto da loro. Bisogna vedere anche le altre squadre chiaramente cosa faranno. È un campionato veramente difficile, anche tenere il risultato è difficile e noi giochiamo chiaramente anche oggi per Brutta vincere. notizia per coloro Piove, che non hanno un posto a stadio però coprire. è Sembra pieno, infatti che c'è un grande l'atteggiamento non entusiasmo accennerà a e insomma diminuire nel corso della tutti serata. uniti, La classica atmosfera riunione nello stile stadio football resta americano. generale per la verità, ma a dispetto delle Eccoci condizioni qua. atmosferiche, gli Abbiamo spettatori non rinforzato si sono quello che lasciati serviva intimidire. e Sono stanno ben dando i pochi a risultati. sentire la Ecco stavolta Cargobo, ed entrambe le grande tifoserie non faranno attaccante, mancare il loro Svensen che sta contributo andando alla molto bene squadra. anche lui. Giochiamo in casa e Forza Reggiana, L'esibizione di tutti ieri è stata insieme, infatti andiamo. qualcosa di incredibile. Svensen, Questo stadio, lo devo dire, è tocca per davvero unico. Ajeti. Dall'altra parte, libero e riceve L'arbitro ha già Cambiaghi, dato il via economico. 18enne, si deve un po' svegliare. Bertolacci. Palla ancora all'indietro per l'altro nuovo acquisto, Hendrickson delle Isole Faro. Non un gran fenomeno, ma è quello che ci serviva. Alza la palla, la ribattono ancora Texeira. Poi Chievo. Ha Gianfì. prevalso l'ultima volta che queste due Pallone a squadre si sono Texeira. incontrate. I tifosi oggi si Aspetta il aspettano un altro movimento di ritmo. qualcuno, non arriva. Decide per questo retropassaggio Castellain, che Castelldan. sta facendo molto bene quest'anno anche qui. Maturato moltissimo. Verdon, ecco il nuovo acquisto centrale difensivo. Pallone molto bello qui per Svensson. Preciso. Anzi, Carbò. Tocca per Bertolacci. Non c'è spazio, si Poteva ricomincia. fare. Hendrickson. Hendrickson fa partire un Pericolo. tiro alto. E Ci ha hanno sfiorato provato. il gol. È uno che non si fa Bisogna mancare. tenere pressione queste squadre perché questa è una Ci sta diretta quasi concorrente per sfuggendo la al Serie A, pericolo. molto pericolosa. Seculin per Dordivic. C'è Ajeti, bravissimo. Attenzione qua. La gioca sulla destra. Palla ora per Garritano. Si allunga e trova la palla. Bravo Verdon, Calcio di commette punizione leggermente contro. fallo, speriamo non ammonisca. E Il direttore di gara è stato infatti clemente, ma secondo me gli sta dicendo: è questa è un l'ultima, avviso. amico mio. Calcio di punizione per il Chievo con Giaccherini, sempre pericoloso lui. Palla in mezzo, c'è Cambiaghi, bravissimo, ha postato molto bene e riparte Bertolacci, allunga in Cerca l'uomo alla direzione di domanda. Svensen, dall'altra parte per Carbò. Vai Prova a Sarri, hai lanciarlo, preso il mezzo fallo, contatto non viene anticipato. fischiato Dordievic, Rimanga pallone in sereno. avanti per Gurbach, palla ancora in mezzo, attenzione il Cambio. tiro, mamma mia, pericolosissimo Grande Chievo, bellezza nel calcio attenzione italiano. ragazzi a non Le sbagliare. profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non Sarkic, possono nuovo concedere soltanto portiere, agli avversari. bravo,
rimessa dal fondo, palla per Gianfi, c'è libero qui in mezzo Castelline, che il suo gioco deve passare da lui, ha ancoraggio e contropiede, quindi Cambiaghi allunga molto bene qui Carbò, sbaglia per Bertolacci che si stava inserendo molto bene, riparte il Chievo, Garitano, niente da fare, non gliela si toglie, alla fine c'è il fallo di Cambiaghi, inesperienza, giusta la munizione. Guardate come difendono bene palla, molto più realistico, fallo netto, trattenuta, non si devono fare questi falli. Leverb, nuovo acquisto del Chievo, lancio in avanti per Grubak, c'è bravissimo Verdon, attenzione qui allo scambio che viene effettuato adesso, ma c'è il nostro colosso Ayeti, palla verso ancora Hendrickson, poi Castelline, scivola il centrocampista del Chievo in copertura e allora Bertolacci c'ha spazio, manda sulla sua fascia ancora Svensson, bravissimo a tenerla con qualche difficoltà ancora Teixeira, tocca l'indietro, non c'è spazio, Cambiaghi, si riparte, Hendrickson, pallone per Teixeira ancora, si fa vedere qui in mezzo e riceve molto bene Svensson, ma non va a chiudere quanto basta e poi era fuori gioco netto delle nostre due punte. Anche Pettinaria di nuovo ha segnato un gol la scorsa partita con il Vicenza, un bel gol. Grubak, la palla per lui, ancora Verdon, bravissimo, attenzione qui alla profondità e Cambiaghi si fa sopravvenire dal pallone, Garitano, poi Cambiaghi, ancora no, attenzione, c'è il gol, peccato, Jordevic, 1-0 Chievo, ragazzi, 1-0 Chievo, si riparte, Svensson, inesperienza di Cambiaghi, stava anche per fare rigore, Gianfì avanza, pallone largo, Teixeira, vediamo chi si fa vedere, ancora Hendrickson, manda ancora Castelline che si addormenta leggermente, alla meglio il Chievo che riparte, Giaccherini, attenzione siamo troppo alti, bravissimo Teixeira, poi la riperde, attenzione, serriamo i ranghi, ancora Obi che lancia da questa parte, ancora Giaccherini, alla meglio, bravo Teixeira che sta abbastanza migliorando, Ayeti, dai ragazzi dobbiamo pareggiarla, Castelline avanza, non c'è movimenti giusti, però tocchiamo in direzione di Bertolacci, allarga poi ancora per Cambiaghi verso Carbò, attenzione, la tocca qui per Bertolacci, parte il tiro deviato e Seculin blocca senza problemi, ora rinvio verso Obi, c'è Ayeti, bravissimo di testa, però la dà a Ivan che lancia dall'altra parte Garitano, liberissimo Cambiaghi, non sa tenere la posizione, niente da fare, palla ancora in avanti e viene messa in fallo laterale. Secondo tempo chiaramente cambieremo, metteremo un altro schema, altri giocatori, vediamo, palla ancora qui e fallo laterale stavolta è nostro, sbaglia il Chievo, subito battuta da Cambiaghi, Castelline fa andare molto bene Bertolacci, Carbò poi la respinta sulla palla ancora ai nostri con Svensson, largo bene per Teixeira, ancora Svensson, non c'è profondità, attenzione, palla indietro, Hendrickson si ripropone, riceve e sbagliamo troppo negli appoggi, poi Ayeti cerca di non farsi sopravvalere, ancora Gianfì, recuperiamo palla, Castelline, Bertolacci, la gira subito qui, Svensson anticipato, Garitano, riparte il Chievo, Ivan ancora Grubak, bravissimi, lo fermiamo, bravo Verdon, pallone qui, poi attendiamo un movimento che non avviene, non si muovono e allora alziamo di nuovo il bilanciamento della squadra, lancio in avanti ancora del Chievo, ancora Ayeti sulla palla, bravissimo, poi Hendrickson non ci arriva, arriva prima di lui Obi, Ivan, attenzione, lancio in avanti, tocco, bellissimo qua, e Gianfì può ripartire, pallone ancora qui, Hendrickson che sbaglia l'appoggio, Teixeira va a recuperare, ancora Hendrickson, palla bella data qui, ancora all'indietro, poi ancora in avanti, e alla fine questo tic e tac ha sbagliato in pieno, niente da fare, attenzione Ayeti, fuori gioco,
Fuori gioco del Chievo, meno male, meno male. Si riparte. 1-0 Chievo, 41esimo del primo tempo. Partita molto difficile. Chievo che sta giocando a difendersi bene. Poi guardate che rimpallo qui, incredibile. Garitano, stiamo giocando veramente male. Lancio lungo, c'è Verdon, bravo, bravo a fermare Krubak che mette poi in fallo laterale lo stesso Verdon. E allora si riparte col Chievo, Ivan, attenzione, qui sempre troppo libero, Aieti non interviene, giustamente, Sarkic fa ripartire la Reggiana, ancora Hendriksen, pallone da questa parte, ancora Bertolacci, la tocca, faccia niente da fare, sono bravissimi a marcare e finisce il primo tempo. Santa miseria, 1-0, buon lavoro di Aglietti. E noi ragazzi però adesso dobbiamo cercare di fare il nostro schema che fin qui insomma l'ho scoperto bene e ci dà questo via centrali difensivo un po' più coperti. Andiamo solo a vederci come vengono messe le squadre. Verdon, IET, perfetto. Gianfi, Teixeira, Bertolacci, lo metto qui. Togliamo questo e chi ci mettiamo? Sta bella cippa. Dobbiamo giocare così. Mettiamo un po' più larghi solo i centrocampisti e vediamo se riusciamo a fare qualcosa di buono. Andiamo a vederci solo istruzione avanzata, ancoraggio difensivo. Ancoraggio perfetto, era già posizionato, contropiede io direi di darglielo, ok, e contropiede a lui. Allora facciamo una cosa, aspettate perché mi sono sbagliato, andiamo a togliere, mettiamo qui Carbo, dovrà fare movimento, andiamo avanti. Si ricomincia, secondo tempo, partita molto difficile. Riparte il Chievo. Ecco che comincia la seconda frazione di gara. Leverb, forza ragazzi, lancio in avanti su Grubak, c'è Verdon, cerca di fermarlo, poi Cambiaghi va a cercare di chiudere la portata di palla del Chievo, poi decide di toccare qui. Attenzione, vediamo cosa riusciamo a fare. Svensson, stavolta c'ha spazio, prova ad andare via, viene chiuso, indietreggia. Pallone in mezzo a Carbò. Attenzione a Carbò che è pericoloso. Prova il tiro e la parata, mamma mia ragazzi, parata stupenda in terra, lancio lungo, ancora Verdo, bravo a fermare e poi però la meglio qual Chievo, attenzione siamo troppo alti, Gianfi viene scavalcato in profondità, Giaccherini che è più veloce, la mette in mezzo, Aieti, bravo, Casterden e si riparte, forza ragazzi, andiamo. Pallone a Svensson, la tiene Svensson, fa andare molto bene Bertolacci, tiro, palo, mamma mia, che sfiga, qui c'è il fallo e verrà ammonito, Carbò è sempre il solito irruento in queste fasi, è giusta la munizione, giustissima, niente da dire, giusta, che sfiga, palo grandioso di Bertolacci, grande azione, Vaisanen, lancia, Grubak, bravissimo Bertolacci ad appoggiare, poi Carbò, attenzione, aspetta l'inserimento che arriva, ancora Bertolacci la controlla, manda ancora, tocca indietro, bravo, intelligentemente perché eravamo in fuorigioco, ancora Castellain, cerca di manovrare, Bertolacci, ancora Castellain, dialogano molto bene i due, la palla qui in mezzo, Bertolacci, il tiro e la parata ancora, incredibile, grande Reggiana che sta rispondendo bene. Ancora Castede, stiamo facendo soffrire il Chievo, palla per Bertolacci, attenzione, la gira in mezzo qui, poi Svensson la tiene, vediamo se riesce a girarsi, riesce, e poi viene chiuso, mamma mia, viene chiuso molto bene da due, Chievo ancora che avanza, ma siamo bravi noi a cercare di... niente da fare, la meglio qui, Aieti devi chiudere te qua, devi chiudere te, mamma mia, grande cesura di Gianfì, si riparte, non c'è un attimo di sosta, Bertolacci, bravo, la gira molto bene qui per Carbò, poi la tiene verso ancora, Bertolacci, fa andare Svensson, il tiro, mamma mia che sfiga. Che sfiga, grande, si arrabbia un po' Bruno per la sfortuna ma si complimenta per le grandi giocate e la grande azione. Purtroppo quando non gira, non gira.
Questo è giustamente, ci va anche un po' di realtà perché sennò sarebbe troppo facile. Pallone ancora qui a Teixeira, ora manovra, la tiene, la mette Prova a giù, cambiare la poi ancora situazione con la Carbò, giocata fa andare con un d'angolo. bel tocco Bertolacci, poi ancora Ci mette il Svensen. fisico di contrasto Attenzione, la all'attacco. ruba Svensen, Prova la conclusione. Svensen! Prova la conclusione. Molto No! buono il dribbling. Tiro Cosa libero. si mangia? Ha fatto tutto bene a rubare palla qui a un disattento centrale del Chievo, poi guardate cosa calcia fuori. Ma non ci credo. Ma uno come lui, ma no. Ma no, no, no. Cavoli. Peccato. Seculin per Grubak, c'è Verdon su di lui. Là, bravissimo, la rimette in avanti, poi ancora. Grubats È ottiene un qui, buon calcio di fischio punizione. sfondamento. Ha spinto via il giocatore con la spalla abbastanza pesantemente. Fallo. Giaccherini sulla palla. Attenzione che qui sono pericolosi. Mette in mezzo. C'è Cambiaghi. Bravo. Proviamo a far salire la squadra. Andiamo ragazzi. Andiamo ragazzi. Tocca ancora. La tiene stavolta Svensen. La Niente da pressione va fare. sulla Oggi non porta. c'è e andremo a ricambiare. Andremo a Fallo e cambiarlo. sdoppio. Proveremo Zamparo che si è mosso molto bene contro il Vicenza, ha sfiorato anche il gol colpendo un gran palo. Giaccherini la mette in mezzo, vediamo come ne usciamo. Poi bravo Cambiaghi, Aietino a sbagliare e niente da fare. Milan. Bravo Verdon che sta andando alla grande in questa partita. Palla ora da questa parte, rigirata in direzione di Cambiaghi, che non Bel sta giocando una calcio. brutta partita Cambiaghi, eh. Palla Svensen, ancora Cambiaghi, aspettiamo la sovrapposizione che arriva adesso di Teixeira, prova a metterlo in mezzo Bertolacci, non ci Prova a arriva, provarci. mamma mia, Questa non ci potrebbe arriva. essere la strada giusta per riaprire la Ah, partita. ragazzi, mi Stavolta al sa massimo che in questa questa sarà partita una sembra più sconfitta. possibile. Pazienza, Avanti Hendrix, così. bravo. Allarghiamo da questa parte. Castelbain. Fa andare Carbo. Niente, volevo il tiro di prima, non me l'ha fatto. Riparte il Chievo, attenzione Giaccherini sul lato sinistro, Prova con la palla lancia lunga. forse troppo lunga, Aieti Stanno immenso, cercando di chiudere la partita sempre il facendo migliore entrare in loro. campo lì dietro. Verdon, tutte le partite, ne ha sbagliata una, forse due, ma neanche tanto per colpa sua quanto per l'irruenza degli avversari. Pallone ancora Svense, ora Svense, Controlla la Svense, palla, si mette sulla Svense, porta e tiro! E segna Dio, insieme ai Madonna, suoi. grande Seculin, respinge. Va a raccogliere E va a Cotali, pareggiare. la E lancia fanno in bene a prendersi avanti. qualche Reggiana schiena di che è difensori tutta per mantenere la sbilanciata, palla. rischia di prendere. Ehi ragazzi, rientriamo però, eh. Andiamo a prenderli sti palloni. La mette in avanti. Grubak. Grubats sulla destra. Attenzione. Garritano Teixeira prende cerca sempre di un bel chiudere pallone. Garritano. E alla fine, Volta alla ancora lei meglio, con il pallone. Teixeira che rilancia subito con Ottima difesa. prepotenza. Doveva Vai essere fermato. Cambiaghi. Pallone qui e ancora Svensen, la tocca in Passaggio davanti direzione di all'area. Bertolacci, tiro e ancora la Bertolacci. parata, Che incredibile magari raga, un'azione fallita grande potrebbe Reggiana, essere meriteremo un una pareggio, parata è un determinante. peccato Sapeva che di doverla fare in questo momento e la palla. Castellain proviamo a battere, esce di Noia per Ricchie, esce Obi, entra di Noia, scusate. Castellan dalla bandierina batte per la testa di Svensen, colpo di Destra. testa, Madonna, non l'ha Sono veramente girata, vicini al pareggio. non l'ha Sarebbe qui girata, potuto fare molto l'ha meglio. data Il suo dritta, sguardo doveva girarla decisivo. sulla marca miseria. Niente, ormai andiamo così ragazzi, se finisce così, amen. Aieti sul pallone, partite ce n'è ancora tante. Ivan. Ivan, attenzione Ivan, avanza. Scatta la Poi sua qui pallina. Cambiaghi si fa prendere da... Attenzione! Cambiaghi la interrompe Mamma l'azione. mia, calcio l'angolo. Giaccherini esce, entra Morsai. Andiamo a cambiare schema. Ragazzi, andiamo a farci quello che, insomma, presumiamo possa essere un Bertolacci. Io direi di metterlo qui. Carbolo lo togliamo. E da questa parte mettiamo nessuno. Lasciamo lui, lasciamo lui. Bertolacci dietro a Svensen, Castellin, Henriksson, Teixeira non ce la fa, però ragazzi, inutile cambiare e far spompare adesso i giocatori. Calcio d'angolo, Gianfi Palla in sulla testa, palla e 2-0 calcio Chievo. d'angolo. Non ci arriva, si fa Cambio anticipare da un buon regolato, adesso lo Djordjevic, posso molto gestire con forte più questo qua. calma. Oh, Rubas.
rivediamo, peccato, pazienza, e lo anticipa, mamma mia, santo Dio Gianfi, partita direi ormai finita. Mettono il sigillo sulla loro vittoria, già un divario importante, probabilmente a questo punto irrecuperabile. Anche Carboggi mi dà il fallo. No, sono deluso perché fino al 2-0 meritavamo il pareggio. Potete vederlo anche con i vostri occhi. Meritavamo il pari. Pazienza. Bertolacci la porta in avanti. La tocca in mezzo in direzione ancora di Castellain. Proviamo a alzarla. Carbo! E ancora una gran parata di istinto del portiere Seculin. Incredibile. Grande portiere. Palla qui, Castelli, manovra, 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 ancora Castelli, Castelli. Non è fuori gioco, vai Carbo. La mette in mezzo, Svensson. Niente da fare. È destino che noi non dobbiamo segnare. Gianfi ora cambiaghi. Vediamo cosa fa. Tocca in direzione di Gianfi. Poi Hendriksen. Fa partire il tiro. E c'è il gol. Gran gol di Hendriksen. Peccato che è tardi, lasciato solo inspiegabilmente, gran lavoro di Cambiaghi, bisogna dirlo, qui l'esterno, la palla poi su Teixeira, la gira, e gran tiro, quasi a fil di palo, 2-1, comunque c'è da dare un plauso alla grande prestazione che abbiamo fatto, perdiamo, pazienza. Ma io questi pochi fischi non li condivido, assolutamente. Non li condivido assolutamente, non si può sempre vincere. Abbiamo trovato un buon Chievo che si riprende fino a quello che la scorsa partita gli hanno tolto, perché c'era anche un rigore netto per il Chievo e non gliel'hanno dato. 23esima giornata, Reggiana Chievo 1-2, Pescara Vicenza 1-0, Entella Pordenone 2-2, Ascoli Cittadella 2-0, Frosinone Empoli 2-2, Monza che cade in casa col Brescia 1-0, accorcia il Brescia in classifica, Cosenza Cremonese 0-1, Pisa Spal 0-1, Venezia Regina 1-1 e Lecce Salernitana 1-3. Salernitana che si sta proponendo vicino ai playoff, eh? Dopo una gran brutta partenza anche la Regina è crollata, era prima, c'è stato un bel po'. Guardate il Brescia che vince lo scontro diretto con il Monza e noi ci allontaniamo perennemente di 3 punti dal secondo posto. Una classifica che piano piano si sta allungando, attenzione. Empoli che non esce più fuori, Cittadella ultimo e andiamo avanti. E ragazzi, direi che ci possiamo salutare qua. Spero che questa serie che metto, adesso queste due qui non ve le farò vedere, perché sono due partite, chiaramente poi ci ritroveremo quando dovremo giocare con il Brescia, quella sarà un'altra partita tosta. Va bene, è tutto, grazie e a un risentirci, a presto.